Lo sanno tutti, i cani hanno un senso dell'olfatto molto più potente del nostro. Si tratta di una certezza praticamente indiscutibile e dipende in gran parte dagli studi compiuti nel XIX secolo dal neurologo Paul Broca. Fu lui a stabilire che gli umani non erano annusatori. La tesi è stata col tempo ridimensionata, ma tutti ci credono ancora, senza alcun dubbio. Invece, è più giusto dire che ogni animale ha un olfatto specializzato in certi odori. C'è stato un esperimento interessante sulle abilità olfattive umane. I ricercatori avevano posizionato a zigzag su un prato uno spago imbevuto di aroma al cioccolato. I volontari venivano privati degli altri sensi, orecchie tappate con cuffie, bende sugli occhi, persino spessi guanti alle mani e ginocchiere. Alla fine, l'esperimento confermò che i cani sono sì più efficienti nel seguire una traccia olfattiva, ma ci riusciamo anche noi, specie con la pratica. Poi ci sono odori a cui noi umani siamo molto più sensibili dei cani, come quello di fiori e frutta. In questo si nota l'azione evolutiva. I cani, infatti, non hanno bisogno di riconoscere quei particolari odori. Lo schermo della TV non danneggia gli occhi, o almeno non c'è alcuna prova che dimostri il contrario. Lo stesso vale anche per il telefonino o il computer. Fissare a lungo uno schermo può stancare un po' gli occhi, ma basterà qualche minuto di riposo. Questo però non significa che sia una buona idea restare incollati per tutto il tempo agli schermi. Anzi, gli occhi non subiscono danni, ma altre parti della tua vita sì. La concentrazione e la socializzazione, per dirne solo due. L'abilità di arrotolare la lingua non è ereditaria, sebbene molti biologi siano convinti che questa particolare capacità derivi dal gene dominante. Ma uno studio ha rivelato che 7 gemelli su 33 non avevano questa abilità in comune. I gemelli identici condividono il corredo genetico, quindi sembra improbabile che l'abilità sia ereditaria. L'esperimento dimostrò piuttosto che l'abilità di arrotolare la lingua dipende da fattori individuali. Eppure, a 60 anni da quello studio, tutti ancora credono al fattore genetico. Se esci fuori al freddo coi capelli bagnati, ti buschi un raffreddore. Falso! Il raffreddore è causato unicamente dalla presenza di un virus nell'organismo e i capelli bagnati non sono particolarmente attraenti per i virus e gli altri germi. Tutti però sono convinti di questo falso mito, perché A. l'hanno sentito ripetere dai genitori e B. associano l'idea di uscire con i capelli bagnati all'idea di ammalarsi, perché si pensa che col freddo ci si ammali più facilmente. Non esistono persone dalle doppie articolazioni. Ci sono persone più flessibili sicuramente, ad esempio riescono a toccarsi il mento con il gomito o a piegare le dita all'indietro. L'idea però che questo dipenda da una fantomatica articolazione extra non ha nessun fondamento. Tutti quanti abbiamo lo stesso numero di ossa, ma alcuni hanno magari tessuti connettivi più elastici di altri, oppure alcune ossa dalla forma un po' diversa. A quanto pare l'appendice ha una sua utilità, malgrado la sua reputazione di semplice tratto sacrificabile dell'intestino. Invece sembra che l'appendice sia un ricettacolo di batteri, ma di quelli buoni e utili. Batteri che aiutano l'organismo a combattere certi tipi di problemi o di malattie. Nei nostri primi anni di vita, l'appendice ci ha anche aiutati a formare i globuli bianchi, nonché altre tipologie di anticorpi. Di un po', mi sai indicare dove si trova lo stomaco? Facile, dici? Eppure fidati, gran parte della gente non sa dove si trovi davvero. In generale si pensa che lo stomaco sia da qualche parte nella pancia, dietro l'ombelico. Invece è molto più in alto, sovrasta tutta la pancia e il resto del sistema digestivo. Ecco come trovarlo con precisione. Toccati l'estremità inferiore dello sterno. Adesso scendi di 3 dita verso il basso e altre 3 dita verso sinistra. Ecco, ora le tue dita si trovano proprio sopra il centro del tuo stomaco. Non è vero che sulla nostra lingua ci sono sezioni specializzate in certi sapori. La famosa mappa della lingua si basa su conoscenze risalenti agli inizi del XX secolo. Si pensava infatti che ci fossero differenze nel modo in cui certe aree della bocca reagiscono ai sapori. Si è radicato così il falso mito secondo cui ogni parte della lingua registra solo certi sapori e non altri. In realtà le papille gustative ricoprono tutta la superficie e rilevano ogni tipo di sapore, incluso il misterioso umami, ormai accettato insieme ai più noti 4 sapori di base: dolce, salato, amaro e aspro.
Non è vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello. Ne usiamo ben di più, persino quando dormiamo. La scienza ha smentito questa diceria, ad esempio misurando l'attività cerebrale di una persona durante diverse attività. Gli studi hanno dimostrato che per gran parte del tempo tutte le aree del cervello sono sempre al lavoro. Non si può fare una statistica, perché ogni persona ha caratteristiche diverse e soprattutto non si può monitorare l'attività di ogni singolo neurone. Ce ne sono miliardi. Nessuno può dire con precisione quanto cervello usiamo in un dato momento. Quando dormiamo, l'area del cervello che gestisce il pensiero astratto, la corteccia frontale e le aree che registrano i dati sensoriali sono sempre attive. Non è vero che abbiamo solo 5 sensi: udito, gusto, tatto, vista e olfatto. Questa idea risale all'antichità. Fu Aristotele a dire che doveva esserci un organo sensoriale per ogni senso: gli occhi per la vista, la lingua per il gusto e così via. Col tempo, però, abbiamo scoperto anche il sistema vestibolare, un altro organo di senso. Si tratta di una componente dell'orecchio interno e serve a mantenerci in equilibrio. Tra l'altro, non tutti i sensi necessitano di un organo specifico, basta avere dei recettori sensoriali. La pelle, per dire, ha ben 4 diversi recettori, per la temperatura, il tatto, il dolore e la propriocezione, ovvero la consapevolezza del nostro corpo. Senza quest'ultima non sapremmo dove si trovano tutte le varie parti del nostro corpo. I polpi, per esempio, non hanno questo senso. Insomma, di sensi ne abbiamo almeno 33, non soltanto 5. Ci sono infatti l'equilibrio, la temperatura, la sete e tanti altri, necessari alla sopravvivenza. Se ti piace schioccare le nocche ogni tanto, non devi preoccuparti. L'idea che questo possa causare problemi alle articolazioni, magari persino l'artrite, nasce solo da una suggestione. È vero che sollecitando troppo le articolazioni, col tempo possono sorgere problemi, ma quel suono che senti quando scrocchi le nocche dipende solo da piccole bolle d'aria nel fluido sinoviale, quello che lubrifica le nostre giunture. Anche dopo un bel pranzo puoi nuotare. Fidati, niente paura. Anche se da piccoli sentivamo dire che non si può fare il bagno dopo mangiato, per paura di una congestione o, peggio ancora, dei crampi muscolari nel bel mezzo di una nuotata in mare aperto. La verità è che se fai il bagno appena dopo un pasto pesante, sentirai una leggera sensazione di disagio, ma non ti succederà nulla di peggio. Anzi, è persino raccomandato di fare un pasto leggero, purché ricco di carboidrati, prima di una lezione di nuoto. I carboidrati sono calorici, quindi danno energia. Quando ci si rade i capelli o ci si depila, non è vero che poi i peli ricresceranno più scuri e più spessi. Un altro falso mito. Anche in questo caso è una suggestione, perché il colore, lo spessore e la ricrescita generale dei peli, dopo la rasatura, può apparire un po' strana o comunque diversa da prima. Ma solo perché i follicoli devono ristabilirsi. Si tratta solo della percezione iniziale. Vedrai che quando la ricrescita sarà a buon punto, tutto sarà proprio come prima. Non è vero che disperdiamo buona parte del nostro calore corporeo dalla testa. In questo caso la suggestione dipende dal fatto che la testa, il petto e il viso sono molto più sensibili ai cambi di temperatura. Ma in realtà, che tu esca indossando un cappello o no, per la tua testa non farà alcuna differenza. Ma può farti stare a tuo agio, visto che la testa è la zona del corpo che generalmente copriamo di meno quando usciamo. Non è vero che svegliando un sonnambulo si corre il rischio di provocare seri danni fisici alla sua persona. Al risveglio, il sonnambulo si troverà disorientato e potrebbe reagire in modo confuso. A volte è meglio fare così, invece di lasciare un sonnambulo in giro, col rischio che faccia cose che non dovrebbe fare mentre dorme, tipo cucinare o guidare. Oppure lo si può gentilmente riaccompagnare a letto.